Bene, oggi volevo parlarvi di una serie di strumenti molto carini e simpatici che vengono ottenuti a partire da una semplice cannuccia per le granite praticamente. Queste qui sono le cannucce col cucchiaio a paletta della Caffè Zero della Agita. Sono uguali a quelle che trovate anche per le normali granite, però queste qui sono un po' più spesse, quindi vi permettono di ottenere gli strumenti che vi faccio vedere, perché partendo da questa semplice cannuccia io ne ho elaborati tre. Uno è questo, che vedete, un doppio cucchiaio con inserito praticamente dentro un'anima di spago di canaba, che funge da pennello, diciamo, controllato tra le due ali, mentre poi abbiamo un altro tipo di penna, che è questa qua, sempre ottenuta con la cannuccia da Caffè Zero. Sul lato è stata sagomata per scrivere, diciamo, in calligrafia classica, e di qua sono state messe delle listarelle di ance, sempre per scrivere con stili storici. E in ultimo abbiamo questo nuovo tipo, che è sempre della Caffè Zero, come potete vedere. Ha cambiato il tipo di cannuccia e si presta ad altre cose. Vedete che qua praticamente è innestato direttamente delle ance, sono una doppia ancia ed è messa, diciamo, in maniera complanare, una coppia. Invece di qua ho messo arrotolato una normalissima, diciamo, lamierina della Coca-Cola con dei buchi, vedete, sono stati fatti dei buchi passanti per dare modo all'inchiostro di scendere e defluire lentamente sulla punta. Adesso vi faccio vedere i vari tipi di segni che mi possono dare queste penne, vedrete che sono tutti estremamente interessanti. Allora, il primo è questo. È un pennello a tutti gli effetti, diciamo a punta guidata. Poi vedete che è una cosa molto carino, interessante. Adesso passiamo al secondo strumento. Scriverò adesso con praticamente la parte con le ance. È molto precisa. Assomiglia davvero come precisione a un automatic pen. Mentre dall'altra parte, con l'altra punta, si ottengono dei vuoti e dei pieni molto carini. Ora ve li faccio vedere. Vedete che il pennino fa dei vuoti di pieni assolutamente casuali, però molto belli da vedere. In ultima analisi vi faccio vedere l'ultima penna, che appunto è questa, è l'ultima cannuccia, diciamo, elaborata dall'Agita per la sua Caffè Zero Pen. Da una parte appunto ci sono
le ance, vedrete che anche queste sono di una precisione notevole, magari giro il foglio così. Deve ancora riempirsi bene l'anima di inchiostro. Vedete che man mano che vado avanti diventa sempre più preciso. Mentre invece, utilizzandolo dalla parte realizzata con la lattina della Coca-Cola, diciamo una cosa un po' più artistica, perché anche qua ci saranno due segni contrastati, uno più sottile e uno più spesso. E poi ci si può anche divertire un attimino a giocare solo sullo spigolo della penna, come in questo caso. Con degli effetti dinamici. Dovuti alla vibrazione del nostro lamierino. Ok, come vedete quindi sono tre penne, diciamo molto diverse una dalle altre, che arrivano tutte da quest'unico, diciamo, oggetto, che però vi consente davvero di divertirvi parecchio. Va bene?